anzi no, immediatamente qui. Zitto, rispetti sì. Il turno. Scusi. Mi scusi. No, scusi lei, desidera? Ecco, guardi ecco. Questo. Cos'è? Un tallone dell'otto. Tallone dell'otto? Ho vinto un ambo. Ah, ha vinto un ambo, complimenti. Grazie. Scusi, io che c'entro? Questo è l'ufficio postale o no? È la posta, sì. E allora? Guardi dietro, legga. Il vincitore dell'ambo riceverà 250 volte la posta. E cioè? E come cioè? Ha capito, 250 volte la posta. Io sono circa 2 mesi che non ricevo neanche una cartolina illossata. 250 volte la posta. Ma fate presto a dire le cose, ma si vergogni. Vada a scherzare altrove che qui dobbiamo lavorare, se ne vada, mi faccia. Senta, lei non ha nessun diritto di gridare. Vabbè, non grido, ma se ne vada. Lei non può gridare. Ragioniere, mi dieste. Guardi che io vado all'ufficio reclami. Guardi che io vado a reclamare al ministero. Ma lei può andare dove vuole al ministero? Che c'entra in lotto con questo? Questo è l'ufficio postale, accettazioni telegrammi. Ah, è l'ufficio postale telegrammi. Va bene. Mi dia no, telegrammi. No, lei non gli dia niente. Va bene, cosa dici? Anzi, permette. Prego. Si fanno i telegrammi? Sì. E io devo fare un telegramma. Oh, allora facciamo questo telegramma. Dunque. Dove va? Io forse al cinema. Se la signorina mi accompagna, vero? Sono solo qui a Milano. Lasci stare la signorina. Volevo dire che sono solo. Lei non dice niente. Dove va? Dove va il telegramma? Dove il telegramma va a Sciacca. Ah, a Sciacca. Sciacca, provincia di Agrigento, no? Questi sono fatti suoi, a me non interessa. A chi va il telegramma? Glielo devo dire per forza. Destinatario, dica. Nobildonna di servizio... Concettina Parisi. Scusi, ha detto nobildonna di servizio. Cos'è, una principessa, una baronessa? Senta, lei perché, che vuole dire? Cos'è nobildonna? Concettina è la mia fidanzata, vabbè, ed è collaboratrice domestica. Che vuole dire? Vabbè, perché una cameriera non può essere una nobildonna. È cameriera. Ma perché vedevo nei suoi occhi chissà che. Ho capito, è cameriera. Cameriera, E allora, alla cameriera nobildonna, no, alla nobildonna... Vabbè. Di servizio. Oh. Indirizzo? Non c'è bisogno. Come non c'è bisogno? La conoscono tutti. È conosciutissima. Sì, va bene, ma io devo sapere l'indirizzo, no? Va bene, allora dunque le dico subito. Sì. Scriva. Sì? Di fronte l'edicola dei giornali. Dopo la farmacia. Lo riceverà, Va bene, ho capito, facciamo fermo posto. Faccia quello che vuole, basta che lo riceva. Testo, mi dica il testo. Il testo. Dunque. Il testo. Adoratissima Concettina. Adoratissima Concettina. Dai. Arriverò domani mattina a Sciacca. Sì. Sì. Ti attendo con impazienza, anzi, ti attendo con viva impazienza a Piazza Garibaldi. Okay. E allora, adoratissima Concettina, arriverò a Sciacca. Domani mattina ti aspetto viva impazienza a Piazza Garibaldi. Firmato? Tuo Francuzzo. Tuo? Tuo Francuzzo. Che sarebbe lei, no? Che sono io. Tuo? Che l'amo per la vita e per la morte. Sì, ok. Ecco qua. Sì. 15.600 lire. Non ho capito bene che cosa ha detto. 15.600 lire. E secondo lei io per dire quattro parole alla mia fidanzata pago 15.000? Cioè, ma lei è matto! Lei ha detto 150 parole, no quattro parole. Oh, ma scusi, ma... Quattro parole. Mi faccio un 15.000 piccolo... che? Mi faccio un piccolo sconto. Uno sconto? Questo per venirle incontro. A me? Certo. Ma lei che credi? Che qui stiamo vendendo cocomeri? Ma questo è un ufficio postale, c'è un tariffario esatto, preciso. Ma lo sa che lei non sa trattare con i clienti? Io non so trattare con i clienti. E lo fanno tu. Senta. Ma che sono prezzi fisse, so. Senta, signor Francuzzo, mi piace. Ecco. Qui costa 200 lire a parola.
Ogni parola costa 200 lire. E se le parole sono più corte? Ma corte, lunghe, sempre parole sono. Ma sempre parole sono, perciò, ma neanche una dilazione. Che intende dire? Insomma, io do un anticipo e poi pago... A rate. A rate. A rate. A rate. Allora ci mettiamo a fare i telegrammi a rate. Come se fosse un negozio di elettrodomestici. Ma stia dentro la... finestra. Vabbè, vuol comprare un televisore? Non faccia la pettegola. Non faccia la pettegola. A rate. Scusi. E allora? Lei vuole risparmiare? Voglio risparmiare. E allora le do un consiglio, guarda, mi faccia vedere. Sono nelle sue, ma... Senta. Mi aiuti lei. D'accordo, d'accordo. Capito. Sono un paccia di figli. Lei deve andare in ferie, ho capito. In ferie. Oh, deve mi aiuti lei. Stringa con le parole, cioè metta meno parole e risparmi. E mi faccia sentire, come si per esempio, le ho scritto adoratissima Concettina. No, no, no. Arrivo a sciacca. Perché arrivo a sciacca? Perché sono tre parole. A sciacca. Ma no, lei non arriva a sciacca, lei arriva costì. Arrivo costì. E io a sciacca quando ci va? Che ne so, quando va lei? E lei mi manda a costì, mi scusi. Ma io non lo mando a costì. Sciacca e costì è la stessa cosa. No, non lo dica neanche per scherzo. Si è sempre chiamata sciacca. Sì, sì. Io sono nato lì, sono 40 anni che vivo lì. Sciacca, no. Costì, lì. Colà. No, costì, colà, ma senta, metta sciacca. Vabbè, arriverò a sciacca. Arriverà a sciacca, allora sono 8.700 lire. No, assai, ancora. Sempre assai. Cerchiamo di asciugare. Dobbiamo stringere ancora. Cerchiamo di... Mi scusi. Lasci stare il ragioniere. Non lo so. Guarda, bene. Allora io ammetterei così, va. Arriverò costì domattina, attendoti viva in pazienza a Piazza Garibaldi. E quanto vieni? 7.400. No, caro. Ancora caro. Asciughiamo. Senta, ma lei quanto vuol spendere per questo telegramma? Ma lei mi faccia prima sentire l'ultima. Lo stringiamo all'osso. Stringiamo. All'osso. Come lei, all'osso. Allora togliamo arrivo, togliamo domattina, togliamo costì, togliamo impazienza e lasciamo viva. Vabbè, ascolti bene. Sì. Sciacca, Concettina, viva Garibaldi. Bellissimo, patriottico, questo mi piace. Mille. Garibaldi e i mille. No, dico mille. Mille i Garibaldi. Mille lire, lei deve a me per il telegramma. Ah, mille lire. Me li mette in conto. Come? Dico, me li mette in conto perché devo fare un altro telegramma. Ah, un altro deve fare un altro telegramma. Un altro telegramma, ma perché non si può fare un altro telegramma? Sì, si può. Al che e lei stia zitto! No, lasci stare, che si. E perché si arrabbia? Io mi gioco le ferie allora. Mi sembra un marziano. Allora io non vado in ferie con l'altro telegramma, no? Vabbè, facciamo un altro telegramma. Santa, allora. Scusi, ragioniere. Ragioniere. Allora, dove va? Al cinema, glielo ho detto. No, dove va? L'altro telegramma, dove va? Ah, Trapani. Trapani. Destinatario? Trapani. Scusi, io non mi voglio arrabbiare perché. Io ho detto dove va e lei Trapani. Trapani. Ora dico destinatario. Trapani. Tutte e due. Tutte e due Trapani. Trapani località. Chi lo riceve? Signor Trapani. E si spieghi meglio allora. Ecco, Trapani, Trapani. Signor Trapani per Trapani. Trapani. E allora, Trapani. Trapani. Dunque, allora, Trapani. Che sarebbe quello che lo riceve? Ho capito. Ecco. Io scrivo, Trapani. Poi... Trapani. Un'altra volta. Trapani. Trapani. Senti, mi scusi. Lei mi deve spiegare sì. Che razza di telegramma è questa. Trapani. Che glielo, significa? Glielo spiego subito. Dunque. Trapani. Trapani località. Ci siamo. Trapani il signore che lo riceve, che è un dentista. Ah, è un dentista. E che io autorizzo a trapanare. Quindi, Trapani. Mi sono spiegato? Sì. Ecco, lo scrivo. Trapani. Siracusa. Che c'entra adesso Siracusa? E Siracusa è mio zio. E che significa questo? Adesso glielo spiego. Trapani località, Trapani il dentista, io che l'autorizzo a trapanare un molare a mio zio che si chiama Siracusa. Quindi Trapani, Siracusa. Oh! Ragioniere! Vada! Va bene, vado! Scusa! Trapani, Siracusa. Messina! No!
E Messina? No, no, io... Lei non se lo scrive. No, io Messina non lo scrivo. No, Messina sono io. Non mi interessa. Io non posso spedire un telegramma che non si sa che l'ho spedito io. Qua, lei io... deve stare dentro. No, io... Guardi, che io... E lei non c'è Messina.